Di colpo è diventata troppo piccola la chiesa di Santa Maria del Soccorso, stracolma di quanti non sono voluti mancare all'appuntamento che il Conservatorio di Musica Torre Franca ha voluto lanciare ad un anno da quel tragico istante in cui una straordinaria artista sceglieva di lasciarci privi del suo talento. Quanti non l'hanno mai dimenticata, rimpiangendola ancora oggi, si sono raccolti in questo momento di musica e di preghiera per ricordare Greta Medini, la talentuosa violinista vibonese che ha scelto di andarsene da questa vita troppo presto. Grande emozione e partecipazione a questo momento di raccoglimento denominato significativamente Lux Eterna, voluta dal Conservatorio di Musica Torre Franca che ha chiamato a raccolta alcuni tra i suoi maestri migliori ed il coro Dominicus nel ricordo di Greta. Dopo l'esibizione del duo soprano e pianoforte Teresa Cardace e Francesco Silvestri, al termine della celebrazione eucaristica, il concerto dell'orchestra con il Requiem Opera 48 di Fauré, con a Caterina Francese soprano e Luca Bruno baritono, diretti da Gianfranco Cambereri. Insieme, momenti di emozione pura, di commozione sincera, nel ricordo di questa giovane artista tra musica e preghiera, con un'intensità che solo la musica sa e può dare. L'emozione vissuta in un momento come questo, perché non è un concerto come tutti gli altri. No, assolutamente, è stato un momento veramente intenso, anche perché tanti ricordi tornavano alla mente. Abbiamo voluto elevare, diciamo così, questa preghiera, perché Greta possa, ecco, vivere nella pace del Signore, perché il Signore dia la pace a tutti coloro che l'hanno voluta bene per superare questo tragico momento. La scelta di questo Requiem è indicato proprio per il momento. Sì, assolutamente, è stata pure casuale, cioè la storia della scelta di questo Requiem è veramente particolare, perché c'è stata quasi un'intuizione tra me e la mamma di Greta, in contemporanea quasi, però è stata una felicissima coincidenza, probabilmente voluta da lei.